Ricorderete certamente quel simpatico e sportivissimo signore di 100 anni cui proprio avevo dedicato un servizio qualche sera fa nel nostro telegiornale. Attraverso la TV Emilio Zumerle è diventato ancora più celebre di quanto già non fosse nel suo paese, Montorio, ora frazione di Verona, tanto celebre che la festa organizzata per il suo compleanno domenica è stata un evento. Tra gli invitati c'era pure l'ex Miss Italia Silvia Battisti, che è una delle nipoti del festeggiato. Ed ecco, Emilio, detto Milio, attorniato da quasi 200 persone, tra amici, parenti, conoscenti ed estimatori, i figli, i nipoti, coloro che ammirano la vitalità, il dinamismo di questo signore di 100 anni che, come raccontavamo nel servizio a lui dedicato, va a pesca, guida la sua vecchia 500, coltiva l'orto, non porta gli occhiali e non vuole rivelare a nessuno l'elisir di lunga vita. Milio, cin cin.